voi l'avete chiesto tantissime volte cosa ne pensavo del sistema del taglio d'oro, ma che io non avevo, quindi l'ho acquistato e adesso vi faccio vedere in cosa consiste questo sistema. Allora, innanzitutto vi volevo dire che è un sistema che è brevettato ovviamente da tantissimi anni, quindi non è una cosa recente e tutto il lavoro che è stato fatto in questi anni ha perfezionato ovviamente il sistema. Allora, io ho comprato l'edizione ovviamente italiana con 280 modelli e il kit, adesso vi faccio vedere cosa comprende. Era inserito in questa scatola, c'era questo, diciamo, questa sorta di libro che così è composto. Allora, da un CD dove ci sono ovviamente delle spiegazioni per poterlo vedere, da vedere, ma che comunque ci sono anche nel cartaceo, un sistema diciamo di squadra, una squadra in cartone che può essere utilizzata se uno non vuole, quando va in giro, che non vuole portarsi le squadre quelle in plastica. Perché all'interno ovviamente anche di questo kit ci sono le due squadre che ci servono per realizzare e per dare linea ai nostri capi d'abbigliamento e poi piano piano vedremo come si utilizzano. Cioè il kit è composto da questo centimetro che è la base di questo, ovviamente, di questo sistema, un pennarello, due puntine e lo scotch. Perché vi dico che questo è la base del nostro sistema? Perché senza questo centimetro non potremmo realizzare nessun modello. Perché? Ora vi faccio vedere. Allora, questo da questa parte è un centimetro normalissimo, ma all'inizio abbiamo questa parte qui, questa è la parte più importante del nostro sistema del taglio d'oro. Perché? Perché da qui, in base a due semplici misure, che è la circonferenza del seno e la circonferenza del bacino, possiamo realizzare tutti i modelli che sono inseriti all'interno del kit. E sono, per questo che ho io, sono 280 modelli, ma c'è un kit con meno modelli e poi se vogliamo possiamo acquistarne sempre di nuovi man mano che l'azienda ne produce. Quindi questo diciamo che è il pezzo il più importante del nostro, ovviamente del nostro kit. Adesso lo richiudo e passiamo a vedere che cosa abbiamo ancora in più. Ok, così ripongo il mio. E questo è quello che è in dotazione per lavorare. In più abbiamo questo fascicolatore. In questo fascicolatore abbiamo ovviamente le spiegazioni su come prendere le due misure che ci occorrono. Abbiamo all'interno la spiegazione di come funziona ovviamente il centimetro del taglio d'oro, come ovviamente loro si sono diciamo come è stato strutturato questo Ci centimetro, saranno poi le parole. il metraggio delle stoffe nei cartamodelli. In più c'è qualche cosa che ci aiuterà nel cucito proprio, quindi come cucire i bottoni, come fare le asole, come attaccare le maniche, come attaccare le tasche e quant'altro. E adesso veniamo ai modelli. In tutta questa parte qui, quindi tutta la parte finale, ci sono 280 modelli che possiamo riprodurre con le nostre misure per taglie da donna, bambino e uomo. Quindi abbiamo 280 modelli, ma possiamo anche acquistarne diversi, che ne so, modelli che sono stati fatti nel passato, oppure ogni anno escono altri modelli nuovi, quindi noi li possiamo poi ordinare sempre sul sito che io vi metterò qui nel box informazioni dove l'ho acquistato. E quindi questo è tutto quello che ci occorre per capire e per realizzare i nostri progetti.
In più, come vi avevo detto, abbiamo queste squadre. Queste sono veramente una chicca, perché io ne ho tantissime di squadre, ma queste qui sono veramente molto molto dettagliate, diciamo, se così vogliamo dire. Allora, innanzitutto sono fatte di un materiale veramente molto resistente. Abbiamo questa squadra che ci serve per il giro manica, per il cavallo dei pantaloni. In più ha queste tacchette che vedete, che servono per i bottoni, quindi se facciamo una giacca o una camicia, che ci serve da avere le distanze da un asolo all'altra, noi avremo tutti questi tagli, decideremo noi la distanza delle asole e così avremo anche la misura precisa di dove andare ad attaccare poi i bottoni. Da quest'altra parte invece ci sono questi fori. Questi fori sono invece la forma e il diametro dei bottoni: 2 cm e mezzo, 2 cm, 1 cm e mezzo, 1 cm. Anche questi sono importanti perché noi disegneremo sul modello direttamente anche il bottone, la misura giusta per poi comunque andarci a creare le asole, non è poco. Mentre quest'altra squadra, veramente molto carina, perché questa non l'avevo mai 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 acquistata, è per fare i fianchi delle gonne dei vestiti e credo, se non sbaglio, da come vedo la forma, anche la parte interna della scavatura del pantalone. Quindi con questa andremo a realizzare il cavallo e con questa la parte quella interna dei pantaloni. Che poi, sì, in effetti, guardate, cioè non l'avevo neanche letta. Dietro alla confezione abbiamo tutte le spiegazioni su come utilizzare in effetti queste squadre. Anche con lo scollo, mi ero dimenticata di dirvelo. Questo ad esempio per fare i colli delle camicie. Qui c'è lo scollo delle magliette e il giro manica. Anche sia il giro manica del corpetto. Vedete, sia il giro manica per il corpetto, sia ovviamente il colmo proprio della manica. Il colmo della manica, quindi per il cavallo dei pantaloni, come avevamo detto, il fianco della gonna e l'interno, infatti, del pantalone. Quindi devo dire che, oltre ad essere delle belle squadre resistenti e veramente funzionali, devo dire che sono rimasta, insomma, molto molto colpita, perché con queste due possiamo fare tutto. Io invece dovevo utilizzare più di una squadra, quindi questa cosa mi piace tantissimo. Sono veramente veramente molto fatte molto molto bene. Quindi adesso vi ho parlato ovviamente di cosa c'è nel kit del taglio d'oro, e poi nel prossimo video faremo proprio un'esercitazione e vedremo se effettivamente è semplice da utilizzare. Spero adesso di esservi stata già utile e vi aspetto per seguirmi nei prossimi video. Ciao a tutti, ragazzi e ragazze!